Del canale Stay Traditional, ciao a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi un video, fatemelo dire, romantico. Romantico perché sono attaccato e ancorato alle tradizioni. Non posso e non voglio dimenticare un'azienda che nella saponificazione ha fatto storia in Italia ed è Valobra. Virgilio Valobra che apre la sua azienda con un obiettivo primario: portare avanti la maestria di antichi saponieri che svilupparono tecniche dalla costa che andava da Portofino ad arrivare fino a Marsiglia. Parliamo del 1903. Saponi fatti con ingredienti purissimi, una caratteristica, metodo di cottura caldaia a cielo aperto, che non era nient'altro che il metodo marsigliese, e da qui nasce la storia di Valobra, Genova. Valobra parte con fare tre prodotti per la barba, shaving soap, ed erano tre prodotti cartonati, immaginate gli anni. Qua abbiamo il mentolato, vedete, in questa confezione proprio di cartone, sigillata con un piccolo sigillo con la scritta Valobra, Genova, Italy. C'era suo cugino che era mandorlato e poi c'era lo stick. Questi erano i primi tre prodotti. In seguito ne fecero quattro. Quattro come? Quattro sempre all'esterno cartonati, ma all'interno messi nella confezione in plastica. Eccolo qua. Le fragranze uscite con questa confezione furono quattro. Patchouli, fougère, senza fragranza e il cologne. Oggi utilizzerò il cologne. Valobra non faceva solo questi articoli da barba, faceva anche tantissimi saponi da bagno. Ve ne mostro qualcuno perché sono non collezionista, ma amo avere prodotti vintage e soprattutto di un'azienda del genere. Ecco qua, questo è il Lattuga, uno dei miei saponi preferiti. Guardate, venivano confezionati un profumo, ragazzi, mamma mia, spettacolare. È il mio preferito di Valobra. Uno lo utilizzo, chiaramente questo non aprirò mai. Profumo eccelso. Mi sa di lattuga. Freschissimo, buono, delicato. Confezionavano tutto a mano, queste donnine che lavoravano all'interno dello stabilimento, quindi con gran manualità, maestria e precisione, perché è un lavoro sicuramente che era affidato alle donne, anche sicuramente per la velocità. Magari gli uomini erano destinati a lavori più strong, più forti. Magari il sapone si girava ancora con questi bastoni enormi.
c'è quest'altro con la vitamina E, c'è il primula per bimbi non come me, di 100 kg. C'era il Fougère, questi sono alcuni esempi, non li ho tutti sfortunatamente, ma arriverò ad averli sicuramente perché continuo la mia caccia del tesoro ogni estate che vado in Liguria, in botteghe, magazzini, mi faccio dare informazioni a tutta la gente che mi conosce per riuscire a recuperare più cose valore possibile, perché ci tengo tanto. Ora vengo a dirvi del rasoio. Il rasoio, faccio un attimo una premessa in inglese e poi vi spiego a voi il perché. Thank you very much to Michael Sharman e Ernest James Sheffield founder. Thank you very much Michael for this twist open razor. I'm very proud to try this razor in this video today. And thank you again. Thank you again. Allora, cosa è successo? Mi ha contattato l'azienda di Ernest James Sheffield in Inghilterra mandandomi una mail. Sono quattro righe, non è che c'è da leggere un poema, ma tradotto il succo, buonasera, no, caro signore, signore, però ci sta, gli inglesi sono proprio fini, educati, caro signore, spero le stia bene. Abbiamo visto i suoi video su YouTube e pensiamo siano brillanti. Se vi dico brillanti, dicono brillant, quindi vabbè, avete capito il senso. Sarebbe interessato a recensire un nostro rasoio? Io gli ho risposto assolutamente sì, con piacere, e loro mi hanno omaggiato di questo rasoio, che vi lascerò il link in descrizione poi per andare a vedere le caratteristiche, perché non l'ho studiato a fondo. Io non sono un amante di twist open, gliel'ho anche scritto, prediligo rasoi più incisivi e di altra tipologia, però sono stati carini, gentili, perché no? Perché non provarlo? Anche perché penso, per chi inizia, un twist open tipo questo può essere tranquillamente utilizzato anche per la rasatura quotidiana, anche per fare pratica e soprattutto per non farsi del male. Adesso lo testo anch'io e dirò cosa ne penso, senza alcun condizionamento, perché gliel'ho già detto via mail che io ho altri gusti, quindi però vediamo cosa riesco a fare alla mia barba. Senza problemi, con educazione si può dire sempre tutto, secondo me. Pennello The Duke, Simpson, zaffiro, color zaffiro, che avete già visto più volte. Vado a mettere un attimino a bagno. Intanto metto un po' di acqua calda nel sop, così lo faccio ammorbidire. Un velo, non che ne serva tantissimo. Bagno un po' il pennello e mi accingo a prelevare. Allora, stringo bene la ciotola, così il sop rimane bello fermo. E vado a prelevare. Allora, intanto vi dico già, ecco, la caratteristica di questi saponi Valobra è che non hanno profumazione, nonostante siano state definite, ma non hanno profumazioni sparate. Cosa vuol dire? Non hanno profumazioni come complesse e sicuramente, come appunto ho definito, sparate come quelle di oggi. Qua si parla di saponi di ottima fattura che però non hanno questo profumo così spiccato. Infatti io, ad esempio, tra questo, che è il Cologne, e il Patchouli, non ci ho sentito tantissima differenza. Io non la percepisco, ecco, diciamo così. Però cosa mi piace di questi saponi, a parte la meccanica, la funzionalità, è appunto questo sentore di pulito, di sapone.
Pensate, il mio sapone preferito è un senza fragranza di Martin de Camp, per farvi capire. Cioè, non è il caso che un sapone sia, secondo me, sparato. Tanto sarà poi l'aftershave a regalarci il valore aggiunto di un profumo, o eventualmente un eau de toilette per chi lo desidera. Quindi io adoro questi sentori proprio di sapone puro. Mi piace questa freschezza, questa pulizia e questa fragranza proprio di soap in sé. Ecco, sono antico, vedete? Sembro moderno, ma alla fine sono molto antico. Allora, armerò il Twist Open con una Feather. Chiaramente voglio una lama su un Twist Open. Performante. Ok, qua punti di colla eccessivi zero, quindi nessun problema. Vado a riporla. Ecco qua, e si chiude dal suo nottolino sottostante. Ed ecco qua. Vedete? Quindi, come vi dicevo, per me un twist open non sono dei miei preferiti, assolutamente, anzi, però vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, aspetto che arrivi un po' d'acqua calda, bagno il viso. E intanto chiedo scusa perché ho dimenticato una cosa. Oggi avevo tante cose da dire e mi sono perso. Ringrazio Aldo B che mi ha regalato questo bellissimo pensiero, è in legno, l'ha fatto in legno, fa dei lavoretti in legno, è in pensione, è un alpino, in pensione che come passatempo si dedica a fare queste opere in legno, le fa lui. Saluto Aldo B, grazie mille, è stato un gesto bellissimo e sono contentissimo di averlo ricevuto, un bel pensiero, veramente grazie di cuore. E un saluto anche a tua figlia Alessia, Aldo. Ok, allora bagno il viso con acqua calda, ogni tanto perdo qualche pezzo, sono vecchio, io sono vecchio. Un'acqua calda che fa sempre attendere, eccola. Sono ancora gesti che la gente fa senza voler nulla in cambio. Sono gesti che ti fanno piacere perché una persona così che ti pensa, ti fa un quadretto del genere, beh, tanta roba. Allora, io vado a montare il soap in viso, guardate. Che meraviglia! Oh, spero di non aver detto castroneria in inglese, che io non mi sono preparato nulla. Sì che non era un gran discorso, però. Allora, Simpson The Duke 3. Sintetico, eh? Sapete già cosa penso dei sintetici, ormai i miei pennelli preferiti. Simpson The Duke, altro pennello che lavora in maniera egregia. Molto molto bello esteticamente.
anche se, ragazzi, ha il suo prezzo, però chi è che ci obbliga a comprare? Nessuno, quindi chi ci tiene è legittimato a comprarlo, chi non ci tiene è amico obbligato, a me nessuno mi ha obbligato a comprarlo, questo l'ho comprato da loro, direttamente da loro, sull'isola di Man. Meravigliosa. Io, ragazzi, con questo tuffo nel passato sono felice, perché a parte il fatto di onorare un'azienda del genere e ricordarla, perché secondo me ci sono storie che non vanno dimenticate e vanno tramandate di generazione in generazione, perché è vero che si va avanti, ma è sempre bello ricordare chi ha fatto qualcosa per creare un pezzo di storia con dedizione, passione e professionalità. Anche qua gente che saponi li faceva. Quindi fantastica questa cosa. Perlomeno per me è fantastica, è affascinante e mi piace. Come ho imparato a dire al lavoro, sempre sta frase, il valore aggiunto. Ecco, per me è questo, Valobra, un valore aggiunto. Ok, io non ho una barba lunga, ma una ricrescita, mi sembra di 2 giorni. Guardate che bella crema che ha prodotto. Vado a bagnare ancora, a inserire un po' di acqua calda nel ciuffo. Ecco così. E vado a lavorare ancora un po' il sop in viso, Non dovrei essere troppo in ritardo quest'oggi. Fragranza di pulito, di sapone puro. Buono, piace tanto. Alle volte la semplicità è il vero valore aggiunto per quanto mi riguarda. Va bene. Ci siamo. Quanta bella crema creato. Allora, vediamo se riesco a farmi piacere un twist open. Ernest James Sheffield, England. Manico lungo, bel grip. Però io preferisco i rasoi con manico più corto. Ma è la mia, questa è la mia preferenza. Feder, una garanzia, chiaramente.
Vado giù sereno perché è un Twist Open che non mi desta preoccupazioni, diciamo. La considerazione la faccio alla fine. Perché devo cercare di immedesimarmi in una persona che inizia domani. Invece di giudicare il rasoio in base ai miei gusti, bisogna cercare di fare questo perché sennò è scontato che io dica che per me non vada bene, ma devo cercare di essere staccato dai miei gusti. Perché loro giustamente me l'hanno definito come un rasoio per chi inizia. Poi per carità, uno lo può utilizzare anche tutti i giorni che si fa la barba da 20 anni, ci mancherebbe, non ci sono tutte queste gran regole, eh. Sì, sciacquo. E faccio un contropelo, ma vediamo se riesce a bastarmi questo velo di sapone che è rimasto. No, non basta. Non basta. Devo fare le cose per bene. Tanto, non ho paura di sprecare questo sapone perché ne ho uno di riserva. Quando trovo, compro doppio. Basta così che tanto il grosso se n'è andato, il contropelo è giusto una rifinitura per chi come me ama sto benedetto BBS. Anche qua regole non ce ne sarebbero, qua ognuno fa a suo gusto. Sapete, c'è anche chi fa una passata barra due. Io ne faccio le classiche tre canoniche perché voglio essere liscio, ma anche qui, questione di gusti, tanto
Il giorno dopo sei punta capo, la barba cresce, meno male, così me la faccio. Si pulisce molto bene nel risciacquo. Ok, andata, sciacquo con acqua fredda, non vi ho fatto vedere cosa utilizzerò come aftershave, ma in questo caso non è un aftershave quello che utilizzerò oggi, ma un eau de toilette, anche se l'eau de toilette non è tradizionale, nel senso che ci andrebbe un aftershave, punto. Però oggi io voglio utilizzare questo che adesso vi mostro, perché visto che il soap, come vi ho detto, ha una fragranza lieve di sapone, quindi solo di sapone, di pulito, di fresco, ci posso abbinare quello che desidero, ma oggi desidero qualcosa di blu. Allora, innanzitutto, prima di fare lo splash, dico del rasoio TTO della Ernest James Sheffield, che lascerò il link in descrizione, così chi è curioso se lo va a vedere. Non è una pubblicità, è solo chi vuole vedere di cosa si tratta, andate a vedervi il sito. Allora, la barba me l'ha portata via. Sicuramente è un rasoio che tutti i giorni si può utilizzare, perché non è così aggressivo, quindi ci dà la possibilità di sbarbarci anche quotidianamente senza porre tutta l'attenzione che ci devo mettere quando utilizzo i rasoi più aggressivi, quindi con gap più importanti, con esposizioni più evidenti della lama. Quindi sì, io direi che per la rasatura quotidiana va bene. È chiaro che dovessi dirvi: è il tuo rasoio preferito? Ma no, perché io vi ho già detto che ho altri gusti. Però se devo pensare un rasoio magari da consigliare domani mattina per chi inizia, perché no? Con questo fai molta pratica, ti radi quotidianamente senza problemi e non ti fai danni. Quindi sì. Poi, il sapone, non so neanche se starvela a raccontare del sapone. Il sapone è un sapone che mi piace parecchio, ma sono convinto che è un sapone per persone che hanno gusti come me, quindi che hanno gusti più retro, perché se vi aspettate un soap con una carica di fragranza particolare, non è questo il sapone. Però a chi piace il profumo di fresco, di pulito, di semplice sapone, sì. Poi la meccanica l'avete vista, ha lavorato benissimo, mi ha riservato un'ottima scorrevolezza, una buonissima protezione e un post degno di Valobra. Allora, l'eau de toilette che utilizzerò è questo, è il Floyd Blue, che
ricalca, secondo me, fedelmente, posso anche non ricordare bene, però secondo me, a mio ricordo, è lui, il Floyd Blue, che in questo caso è Audio Toilette, quindi ha una persistenza chiaramente più importante di un aftershave, perché l'aftershave appunto svanisce in fretta. Questo dura di più, chiaramente. Bello, una bella splashata, così anche di questo vi lascerò il link in descrizione. Io sono stato fortunato ad averlo, ma sembra non sia più semplice trovarlo. Io vi lascerò un link per farvi vedere, dove potete magari trovarlo. Però sbizzarritevi online, in rete, scatenate la vostra curiosità e andate a vedere chi ce lo può ancora avere. Va bene, sbarbata conclusa, felice di aver onorato un brand come Valobra e vi lascio con le immagini di due saponi. Vi ringrazio, grazie per aver visto anche questo video, grazie per la pazienza che ci mettete con me. Io cerco di metterne altrettanto, ogni tanto può anche scapparmi perché qualcuno te la fa scappare, ma siete la maggioranza persone meravigliose, intelligenti e rispettose. E questo fa sì che io sia fiero e orgoglioso di avervi qui in questo canale. Ciao a tutti, stay traditional, ci vediamo alla prossima. Ciao da Andrea.